Che delizia! Ehi, Iota! Squilla il telefono! Vado! Sarà la solita chiamata al Centro Nazionale Assistenza di Moemi. Fatti gli affari tuoi! Pronto? Casa Moteuchi. Ciao, sono Moemi Hayakawa. Scusa, so che è piuttosto tardi. Moteuchi, io volevo dirti... Una sciarpa fatta a mano. Pronto, Moteuchi? Mi hai sentito? Sì, certo, scusa. Mi sembra un'ottima idea. È un regalo perfetto per un compleanno. A Takashi piacerà sicuramente. Ne sei sicuro? Gli piacerà? Ma sì, non preoccuparti. Conosco bene Takashi. Ne sarà entusiasta, vedrai. Super ventosa! Che seno morbido! Mi sembra un regalo perfetto, ma sentilo! Pronto, Moteuchi? Pronto? Che cosa c'è? Niente, ho inciampato! Sulle mie tette. La dichiarazione. Ciao, Moemi. Ah. Ciao, Moteuchi. Che cosa aspetti? Perché non gli dai il tuo regalo? Ah, bene. Takashi è popolare come al solito. Io credo che sia meglio lasciar perdere. Come? E perché? Perché si vede chiaramente che è fatta a mano. Quanto tempo hai impiegato per quella sciarpa? Più o meno un mese. Allora dagliela, coraggio. Che sciocca.
Forse avrei dovuto comprarla in un negozio. Vuoi che ci andiamo insieme? Adesso. Scusa, a cosa tieni di più? Alla lezione o al regalo? Preparare per cena. Questa sera vorrei cucinare qualcosa di veramente speciale per quel golosone di Iota. Già, una graziosa ragazza che aspetta il ritorno del suo uomo preparando la cena. Sono diventata una perfetta donna di casa. Perché? Ti ringrazio. Per fortuna c'eri tu. Dici sul serio? Sì, naturalmente. Dopotutto sei il miglior amico di Nimai. Dimmi, secondo te che cosa gli farebbe piacere ricevere per il compleanno? Che ti succede? Niente, non preoccuparti. Moteuchi, aspettami! Ehi, signor poliziotto! Che c'è? Quei due studenti laggiù non dovrebbero essere a scuola a quest'ora invece che a passeggio? Ehi, voi due! Maledizione! Ragazzi, di quale scuola siete? Del liceo Kanai. Scappa, Moemi! Fermi, tornate indietro! Se vuoi la cena, preparatela da solo, antipatico! Accidenti. Non sarò diventata gelosa. Breaking a mirror can bring you 7 years of bad luck. When you break a mirror, take it outside and bury it. Then nothing weird will happen. Never walk under a ladder. It can be tremendously dangerous. Che carino! Quanto vorrei essere un orso di peluche. Guarda, Moteuchi, non trovi anche tu che sia veramente adorabile? Sì, certo. Vero? Quanto è tenero, è un amore. Le ho dato un bacio indirettamente. Però non fa al caso mio. Non è il tipo di regalo che piacerebbe a Nimai. A Takashi? No, non credo. Eppure è talmente carino. Mai quanto te. Sei soddisfatta ora, scema? Quei due stavano benissimo insieme, scema! E tu invece hai voluto fare la gelosa, scema! Le videogirl non possono e non devono innamorarsi di qualcuno in particolare, scema! Ma chi è stato? Ancora qui? Tu piuttosto, di quale scuola sei? Ciao! Ferma, ragazzina! Torna qui! Rallenta! Fermati! E così alla fine non siamo riusciti a trovare nulla. Io credo che la tua sciarpa vada benissimo. Speriamo. A proposito, Moteuchi, ti sei dichiarato? Io?
Ma che dici? Non devi preoccuparti, sei un ragazzo eccezionale. Se lei ti rifiutasse, dimostrerebbe solo che non ha capito niente di te. No, a me va bene così. Niente affatto. Se continui a insistere che io mi dichiari con Nimai, tu dovresti fare altrettanto con la ragazza di cui sei innamorato, non credi? Forse dovrei dargliela con disinvoltura. Perché non facciamo una prova? Una prova? Ecco, Nimai, questo è il mio regalo per il tuo compleanno. Accettalo, ti prego. Oh, sembra così facile. Probabilmente perché adesso ci sei tu al suo posto. Eh? Bene, è arrivato il tuo turno, Moteuchi. Immagina che io sia la ragazza di cui sei innamorato. Non ci riesco. Non importa. Davvero? Che peccato. Beh, forse facciamo in tempo per la sesta ora. Vieni. Ma quel poliziotto è veramente ostinato. Yota. Coraggio, questa è soltanto una prova. Su, sbrigati, dai. È solamente una prova. Che c'è, Moteuchi? Che ti succede? Ti amo! Io ti amo! Ti amo, Moemi! Bravissimo, così è perfetto. Però avresti dovuto dire il nome della ragazza che ti piace, non il mio. Sai, per un istante mi hai fatto prendere un colpo. Scusa, Moemi. Grazie. Mi sento molto più sicura di me adesso. Sta per iniziare la sesta ora. Dai, torniamo a scuola. Povero Yota. Credo che, dopo tutto, gli preparerò la cena. Domani c'è il computer in classe, eh? Ciao! Ehi, aspetta! Dai, aspetta! Ti muovi! Ti amo! Che cosa? Non dirmi che... Quella dichiarazione non era valida. Si trattava solamente di una prova. Una prova? Sta giù! Buongiorno, Moemi. Per caso hai visto Yota? No. È molto strano. Eppure gli avevo chiesto di venire nel cortile sul retro. Aspetta! Scusalo, Moteuchi lo ha fatto per me. Eh? Questo è... Ti auguro buon compleanno. Grazie. Ma io non accetto mai regali di compleanno. Lo faccio per una questione di principio. Non ho accettato nessun regalo neanche quest'anno. Sì, ma fa un'eccezione per il mio. Ti prego. Questa mattina avete saltato la scuola. Parlo di te e di Yota. Spero che andiate d'accordo. Non è così. Non è così? Che cosa? Ti sbagli. Moteuchi mi dà solamente dei consigli per risolvere i miei problemi. E questa mattina è venuto con me per aiutarmi a scegliere il tuo regalo. Come hai detto? Ti dà dei consigli? Che tipo di consigli? Avanti. Rispondi. Riguardo a che cosa ti sei fatta consigliare da Yota? Non gridare, ti prego. Sei un mostro, Nimai. Io ti amo, non lo capisci?
Povero Yoda. Non importa, scusa, Nimei. Dimentica quello che ho detto. Aspetta. Lascia che ci rifletta un po'. Che vuoi dire? Se poi sarò respinta, preferisco non farmi illusioni. Stasera ti telefonerò. Dai, non pensarci. Ciao. Come va? Abboccano? Sì, per abboccare abboccano. Anche se non è necessariamente il tipo di pesci che vorrei. Ecco. Visto? Moemi è molto strana. Eh? Io non riesco a capire. Sei tu a gettare la lenza, eppure lei viene a farsi catturare da me. Per quale ragione? Non facci caso, è naturale. Del resto io lo sapevo fin dall'inizio. Ma è assurdo, come fai a non prendertela? Per cosa? Come per cosa? È semplice. Se lei mi venisse portata via da un altro ragazzo, non lo permetterei. Ma visto che si tratta di te, beh, è diverso. Io non riesco più a capire. Me? Anche, ma soprattutto me. Quando la chiamerai stasera, so che le direi di sì. Come fai ad esserne sicuro? Perché quando qualcosa non ti va, lo dici sempre chiaramente, fa parte del tuo carattere. Se non ti interessa, perché le avresti chiesto tempo per riflettere? Ti prego, dille di sì. Moemi è disperatamente innamorata di te. Ti supplico, Takashi. Esci con lei, impara a volerle bene. È una ragazza eccezionale. Ai! Andiamo! Si torna a casa! Arrivederci e buona pesca! Grazie. Allora, avete finito di parlare? Sì. Ma che cos'è quello? È il regalo di un ammiratore. Su, Yota, a casa, forza! Ci vediamo, Takashi! Aspetta un attimo! Presto, presto, andiamo! Ho capito! Smettila! Telefonale, mi raccomando! Non perdiamo tempo, muoviti! E aspetta! Non ce la faccio più! Questa attesa è interminabile! Yota, dove sei? Yota! Allora, come va? Sei ancora triste e avvilito per quello che è successo? Perché sei venuta in camera mia? Scusami. Ma certo, ora ho capito. Sei talmente preoccupata per me che saresti disposta a fare qualunque cosa per consolarmi. È così oppure mi sbaglio? Va al diavolo! Ecco, cosa ci si guadagna a preoccuparsi per gli altri? Pronto? Pronto, Moteuchi. È Moemi.
scusa se ti chiamo a quest'ora. Nimai mi aveva promesso che stasera mi avrebbe telefonato. Io mi sento così inquieta. Pronto? Mi senti? Pronto, Moteucci? Sì, chi è? Che strano. Ma chi è? Sei tu, Nimai. Perché sei qui? Tieni. Iota. La telefonata di poco fa era... Ho indovinato, Sai, Moemi è strana. È come lo stivale che mi hanno regalato oggi. Lo stivale? Sì, potrebbe impigliarsi al tuo uomo e farsi pescare da te. E invece si è fatta catturare da Takashi. Non sai quello che perdi, Moemi. Il tuo paragone mi ricorda una vecchia favola. C'era una volta un pescatore che, come esca, metteva un vecchio stivale sul suo amo. Grazie a questo stratagemma, riusciva a pescare ogni tipo di pesce. Sfortunatamente ce n'era solo uno che non riusciva mai a prendere. Rifletti, sai dirmi quale e perché? No, non lo so. L'amore. L'amore. Sai come si dice? L'amore è un pesce che nessuno cattura e sfugge da qualunque calzatura. Iota. Non fare così. Super ventosa! Allora, non reagisci come fai di solito. Ah, capisco, non sei dell'umore adatto. Sfogati pure, Iota. Piangi quanto vuoi. Sono orgogliosa di te, oggi sei stato ammirevole. Io sono solo una videogirl, ma sarò sempre pronta a consolarti, finché il mio tempo me lo permetterà. Sì, finché il mio tempo me lo permetterà. Two days.
Ehi, Yota! Eh? Ascoltami, se ti fa così rabbia, perché non provi a portarmi via Moemi? E come dovrei fare? Non capisci che è impossibile! Toglimi una curiosità, perché quando siamo insieme non fai altro che parlarmi di Yota? Non sarà perché in realtà è lui che ti piace? Dove sei? Dove sei? Yota! No, si sbaglia, non è assolutamente così. Anche adesso Yota Moteuchi ha bisogno di Ai. Dove sei? Ai! Prossimo episodio, Ai svanisce. Salve a tutti, sono Masakatsu Katsura. Allora, vi è piaciuto l'episodio? Di solito a questo punto c'è un altro breve cartone animato e invece questa volta ci sono io. Sono qui appunto perché voglio parlarvi della versione animata della mia videogirl Ai. Quando io e il regista Ria Kaneda girammo il film Videogirl Ai, pensai immediatamente una cosa, cioè che non ci sarebbe mai stata una versione animata e quindi sono molto felice che invece sia stata realizzata. Credo che siano state le espressioni. Nel fumetto non c'è movimento. Per questo motivo la mia più grande difficoltà l'ho avuta cercando di riprodurre cambiamenti brevissimi d'espressione nel corso di ogni vignetta e di ogni scena. Dato che ormai siamo arrivati alla fine del quarto episodio, vi consiglio sinceramente di non farvi sfuggire gli ultimi due. Saranno importantissimi. Mi aspetto qualcosa di sensazionale, un grosso colpo di scena, anche se in realtà neanch'io so cosa succederà. E sono impaziente di vederlo come voi. Scusa, Nimai. Sì? Dimmi, cosa c'è? Volevo solo sapere se la sciarpa che ti ho regalato per il tuo compleanno ti piace. Sì, perché? Che succede? Ho visto passare un ragazzo che somigliava molto a Moteuchi. Ecco, guarda laggiù. Oh, ma dov'è? Ho capito. Prova anche tu a regalare un sogno meraviglioso ai bambini. Invia la tua opera al concorso nazionale Libri Illustrati. Siamo in attesa di opere che sappiano comunicare sentimento e immaginazione. Il primo premio consiste in 1.000.000 yen. Ti attende un debutto promettente come illustratore. Per informazioni rivolgersi alle edizioni Nishikubo. Attendiamo le vostre opere presso l'ufficio del concorso nazionale Libri Illustrati. Il tempo che posso passare con Yota ormai è quasi finito.
Ai svanisce. Allora? Che c'è? Dimmi. Perché non parli? Ecco, io... Non ti diverti? No, per carità. Soltanto mi sento un po' tesa, ecco tutto. Su, andiamo. Aspetta. Scusami, mi è sembrato che tu volessi lasciarmi indietro di proposito e mi sono spaventata. Mi farebbe piacere se potessimo camminare fianco a fianco. D'accordo, come vuoi. Vediamo un po', forse è meglio questa gialla, no? Tutto sommato, forse preferisco questa rossa. Uffa, è possibile che non riesco a decidermi questa mattina. Via. Chissà come mi sta. Vediamo. Ecco la dolce Ai, sempre carina ed elegante. Bah, che schifo di vestito. Accidenti, ce ne fosse almeno uno che mi piace. Beh, pazienza, non dimentichiamo che deve piacere a Iota. Ah, ecco fatto. Credo proprio di aver preso tutto il necessario. Moteuchi! La mia Moemi con Takashi. Maledizione, la mia solita sfortuna. Dolce Moemi. Tieni. Grazie. Senti, Moteuchi, puoi farmi un favore? Quando resto da sola con Nimai mi emoziono. Non potresti venire con noi, ne sarei felice. Io non... Dai, ti prego. Ma Nimai... Noi due abbiamo in programma di andare al cinema. Io devo dimenticare per sempre quella ragazza. Ehi, Iota! Ascolta, se ti fa così rabbia, perché non provi a portarmi via Moemi? Ma che dici? Sei impazzito? Come dovrei fare? Come dovrei fare? Non capisci che è impossibile? Non posso! Ma si può sapere che diavolo combina Iota? È da quando è tornato che se ne sta rinchiuso nello studio di suo padre. Ecco, è tutto pronto. Visto che sicuramente starà raccogliendo i pezzetti del suo cuore infranto, gli ho preparato una mega colazione. E per l'occasione ho anche scelto un abito sexy. Lascia intravedere le mutandine come piace a quel porcellone di Iota. Yo, maialino! Ehi, Iota, che succede? Coraggio, Iota, fatti forza! Che male! Mi spiace.
piace, ti chiedo scusa per quello che è successo, ma facevi dei versi strani come se ti stessero torturando. Sì, ma prima di disegnare devo concentrare tutte le mie energie psichiche. Ah, sarà anche vero, però ti assicuro che sembravi completamente rimbambito. Lasciamo stare. Certo che disegnare ti piace da pazzi, giusto, Iota? E devo ammettere che sei bravissimo. Sai, ieri per strada ho visto un concorso per giovani illustratori e mi sono fatto una promessa. Sì, quale? Io giuro che con il mio libro di storie per l'infanzia farò sognare tutti i bambini della Terra. E poi, con la forza delle mie opere, eliminerò per sempre i conflitti del mondo. Anzi, eliminerò quelli di tutto l'universo. Per lasciare spazio ad un sistema regolato dall'amore. Un sistema utopico ma meraviglioso. Darò vita a quello che il genere umano cerca da generazioni. L'eterno Shangri-La! Ah, questo sì che è il vero sogno di un uomo. Ah, la fiamma dell'ispirazione sta bruciando tutte le mie fibre. Che bellezza! Lo dicevo io che eri rimbambito. E poi... E poi quando l'amore ci sfugge non ci rimane che rincorrere i sogni, no? Povero Iota. Vai! Così! Questo è il modo di reagire! Bravo, bravo! Puoi dirlo anche senza colpirmi! È fantastico! Farai sognare tutti i bambini dell'universo con il tuo libro! Piantala! Ah, bene! Di questo passo riuscirai anche a realizzare i tuoi sogni! È meraviglioso! Io sto parlando sul serio! Sì, lo so. Eh? E credo di aver trovato un altro tuo pregio. Nonostante tu fossi così depresso e disperato, hai reagito con un atteggiamento costruttivo. Bravissimo. Grazie, Ai. Sebbene io sia una videogirl, non sono riuscita ad esserti utile, purtroppo. Però ti assicuro che tu potrai sempre contare sul mio aiuto, qualunque cosa ti accadrà. Ti ringrazio. Bene, non voglio farti perdere altro tempo con le mie chiacchiere. Vado di là, eh? D'accordo. Ehi, aspetta. Quel vestito ti sta benissimo. Grazie, Iota. Buon lavoro. Non è vero che non sei riuscita a renderti utile. Non puoi immaginare come mi fai sentire ogni volta che mi dici che hai trovato un altro dei miei pregi. Sì, è una fortuna averti accanto. Forza! Mettiamoci al lavoro! È un adorabile scemotto. Ma cosa? Il tempo di riproduzione è già... No, non può essere. Iota! Che succede, Ai? Qualcosa non va? No, no, niente! Ma cosa è stato? Però che sollievo! Ormai pensavo che non avrei più rivisto Iota. Ma che cos'ho? No, non può essere. A meno che io, senza accorgermene... Le videogirl non possono e non devono innamorarsi degli uomini. Senti, Nimai, non pensi che ultimamente Moteuchi si comporti in modo un po' strano? Io trovo che abbia un atteggiamento freddo e scostante. Non parla più con me come facevo una volta e non riesco a capire perché. Oh, com'è bella! Sapessi quanto mi piacerebbe averla come regalo di Natale. Nimai! Ma perché mi lasci sola? Nimai, ti prego, aspettami! Eh?
camera tua! Coraggio! Eccomi, cosa c'è, Iota? Oh? Accidenti, quanti disegni hai fatto! Non male, vero? Credo che sarebbero sufficienti almeno per 10 libri. Sì, però non è la quantità quella che conta. Che rompiscatole! Lo so benissimo, grazie infinite! Beh, e allora di cosa avevi bisogno? Ah, sì, scusa, purtroppo ho finito i fogli da disegno. Ti dispiacerebbe andarmeli a comprare? Se interrompessi adesso perderei completamente la concentrazione ed è molto importante. Niente di più facile, non preoccuparti, lascia fare a me. Grazie, Ai, sei fantastica. Io ti amo! Non dire stupidaggini. Eh? Che cosa l'hai preso? Ho detto qualcosa che non va, forse? Qui per la prima volta mi sono dichiarata a te e tu mi hai rifiutata. Ti ricordi? Però dopo, quando ci hai ripensato e mi hai detto di sì, sono stata tanto felice. Posso farti una domanda personale? Dimmi. Dimmi la verità. Io ti piaccio... davvero? Cosa c'è? Non mi vuoi rispondere? Ti risponderò. Ma prima, se non ti dispiace, vorrei fartela io una domanda. Toglimi una curiosità. Perché quando siamo insieme non fai che parlare di Iota? Certo, può darsi che tu non te ne renda neanche conto. Ma non è dovuto al fatto che in realtà è lui il ragazzo che ti piace? Non mi creerebbe nessun problema. Però faresti bene a parlare sinceramente con Iota e assicurarti dei tuoi sentimenti una volta per tutte. Questa è la mia risposta alla tua domanda. Grazie, arrivederci! Iota. Ai non è ancora tornata. Ma dove sarà? Accidenti, mi domando cosa diavolo stia facendo in questo momento. Davvero? Ho capito, grazie. Ma dove può essere finita, Ai? Non avrà sbagliato strada. Conoscendola come la conosco io, probabilmente si sarà fermata da qualche parte. Non posso fermarmi, devo portare questi a Iota. Oh, no!
Moteuchi. Moemi. Scusami, posso parlarti un attimo? Sì. Sai, poco fa ero insieme a Nimai. Con Takashi? E solo oggi per la prima volta si è comportato in un modo incredibilmente gentile con me. Davvero? Ma è fantastico. Da quanto mi ricordo lui non è mai stato troppo gentile con le ragazze. Dici sul serio? Certo. Capisco. Per mia sfortuna, sembra che a Nimai io non interessi affatto come ragazza. Ma... me l'ha confessato lui stesso e mi ha anche consigliato di parlarne con te. E per finire ha aggiunto che in realtà sei tu il ragazzo che mi piace e non lui. No, non può essere. Me lo ha detto con una gentilezza che non mi aveva mai dimostrato prima. Ma ho avuto la sensazione che fosse un'ultima cortesia prima di respingermi. E dopo essere stata respinta, alla fine io ho dovuto accettare quello che non avrei mai voluto sapere. La verità è che sono innamorata di lui, di una persona che purtroppo non è interessata affatto a me. Ti chiedo scusa se ti disturbo continuamente con i miei stupidi problemi. Non ti arrendere, lotta per lui. La verità è che sono innamorata di lui, di una persona che purtroppo non è interessata affatto a me. È un brutto colpo, ma dopo tutto lo sapevo già. E poi, io sono fortunato. C'è Ai accanto a me. Mi basta tornare a casa per trovarla sempre pronta ad accogliermi con un sorriso. È strano, le luci sono spente. Ciao, sono tornato, Ai! Ma dove sei? Ehi! Si può sapere? Il videoregistratore! No, non è possibile! Dove sei, Ehi? Ah! Devo trovarla prima che sia troppo tardi. Vuole già ritirarla nonostante il tempo non sia terminato. Forse farebbe bene a rifletterci. Allontanarla per sempre da Yota Moteuchi proprio in questo momento mi sembra un gesto molto crudele. Però è inevitabile. Ai è difettosa. E anche se decidessi di lasciarla al suo fianco, in queste condizioni non gli sarebbe di nessuna utilità. Si sbaglia, non è assolutamente così. Anche adesso quel povero ragazzo ha un disperato bisogno di Ai. Rispondi! Dove sei? Ai! Ah!
D'accordo, ma prima di ritirare Ai, non potrebbe almeno chiederle la sua opinione e i suoi sentimenti in merito? La prego. Decido io quello che bisogna fare. Dopotutto l'ho costruita io. Dove sei? Rispondimi! Dove sei? Ai! Dove sei? Dove sei? Ah, Ai! Rispondi. Ah! Ai sta sparendo. Su, vieni qui, Moteucci. Ah, Moemi. Ah! Hai compreso la fragilità e l'inaffidabilità di quella cosa chiamata amore? Ai! Iota! Ti prego, perdonami e non pensare più a me. Devi assolutamente dimenticarmi, ti scongiuro. Vattene via di qui, vattene. Tra poco sparirò, ma non importa. Io non rimpiango nulla, anche se per un solo piccolo attimo io ho potuto credere nell'amore. Prossimo episodio, dolore ai amore. Sono Moriko Sakai e canto Lacrime di Gioia, la canzone di apertura di Video Girl Ai. Anch'io sono una fan di Ai, ho letto il suo fumetto e mi sono incontrata diverse volte con il suo creatore, Masakatsu Katsura. A proposito, mi è arrivata la telefonata, sai, e ti ringrazio tanto. Il fumetto mi è piaciuto moltissimo, anche perché a me piacciono quelli con un bel disegno. Per la verità, anch'io ho disegnato un fumetto che si chiama Noribi, un titolo originale, ma mettiamo da parte questo discorso. Il fumetto mi è piaciuto molto perché è una storia di puro amore e il personaggio dolcissimo di Ai
amano. È una figura graziosa che riesce a intenerire il cuore. E poi adesso che è diventato un cartone animato, ho avuto la possibilità di comparire in questo extra. È un cartone fantastico, eccezionale. Anche se purtroppo il prossimo episodio è l'ultimo e questo mi fa sentire un po' triste. Ma seguiteci fino in fondo, mi raccomando. Anch'io sto aspettando il finale, sperando che per la nostra Ai arrivi tanta felicità e che possa coronare il suo sogno d'amore. Ma vi assicuro che comunque vadano le cose, continuerò ad essere una sua fan. Ai! Dove sei? Ai! Dove sei finito? Ti prego, rispondimi! Ti supplico, dove sei andata? Ai! Video Shop Gokuraku! Venite fuori! Ai è svanita improvvisamente! Fatemi vedere! Guardate, ho la tessera speciale! Siete stati voi a dirmi che avrei potuto usarla in qualunque momento! Avanti, venite fuori! Ridatemi subito, Ai! Vi prego, ridatemela! Ai, dove sei? Senza di te, io... Dolore ai amore. Ai, rispondi. Qual è il tuo ruolo? Ma che importanza può avere ormai? Invece di chiedermelo, fammi tornare subito da Iota piuttosto. Rispondi, ai. Il mio ruolo è quello di consolare. Esatto. Tutto quello a cui devi pensare è consolare. Le videogirl devono rappresentare una figura ideale per tutti gli uomini. Tuttavia, cosa sei tu adesso? Provi tristezza, gelosia, tenerezza, proprio come se fossi una ragazza vera. E inoltre, come se non bastasse, provi dei sentimenti per quel ragazzo. Ormai tu non sei più in grado di svolgere il tuo compito di videogirl.
Quindi, per questa ragione, Ayamano, io ti ritiro. Occupatene tu. Come desidera. No, per favore, aspetta un momento. Ti prego, aiutami. Devi farmi tornare da Iota di nascosto. Non è possibile, devi rassegnarti. Ma che cosa ne sarà di lui? Sentirà di certo la mia mancanza e adesso mi starà cercando. Ormai avrà smesso di cercarti. Non è vero. È così. Il nostro tempo scorre molto più rapidamente del loro, purtroppo. Devi sapere che per poterti ritirare, il tuo nastro viene mandato avanti veloce. Nel loro mondo è passata una settimana. E Iota avrà già desistito dalle ricerche. Inoltre, non dimenticare che quando sei tornata qui, il tuo tempo era prossimo a scadere. Non ci credo. Non si può andare contro il suo volere. Ho paura che non ti rimanga altro che rassegnarti. Mostrami che cosa sta facendo Iota. Voglio vedere se è proprio vero che non senti la mia mancanza. Ascolta. Ti prego. Mi scusi, vorrei un'informazione. Non avrebbe visto per caso questa ragazza? Si chiama Ai e la sto cercando dappertutto. Ma prova in uno studio televisivo, non pensi, tesoro? Iota, sono qui, guardami! Signore, mi scusi, non sa dove potrei trovare questa ragazza. Iota, sono qui, ecco, guardami, sono qui! Ascoltami! Iota, perché non mi senti? Lui mi sta cercando! Hai visto? Mi sta cercando! Ti supplico, devo andare da lui. Se sono un fallimento come videogirl, fammi diventare un essere umano. Dopotutto vi chiamano dei, no? Non vi dovrebbe essere difficile. Su, non insistere. Ormai il tuo ritiro è già stato deciso. Io devo vederlo. Ti prego. Io non so. Ti prego. Ah! Ah! Ai, sta sparendo. Allora forse il videoregistratore. Ciao, Iota. Sei qui. Finalmente, ma dov'eri finita? Ti ho cercato dappertutto. Iota, io volevo parlarti almeno un'ultima volta prima di essere ritirata. Ritirata? Ma no, non dire stupidaggini. Il tuo tempo di riproduzione non è ancora... Ascoltami, se una videogirl si innamora, viene immediatamente ritirata. E io mi sono innamorata di te. Ti voglio bene, Iota, tanto, tanto bene. Tu mi vuoi bene? Ai! Iota! Ho ancora bisogno di te! Aspetta!
Io sono Ai Amano, una videogirl. Piacere di conoscerti. Allora, che cosa vogliamo fare? Soddisferò i tuoi desideri fino in fondo. Davvero? Sta tranquillo, Iota, non preoccuparti. Noi videogirl non siamo fatte per innamorarci di qualcuno in particolare. Ah. Voleva celebrare il vostro primo appuntamento indossando l'abito che gli hai regalato tu. Ah. Sai, Iota, credo di aver trovato un altro dei tuoi pregi. Grazie, Ai. Iota! Iota! Coraggio, svegliati! Ma è tutto a posto? Ti senti bene? Takashi! Dove sono? Cos'è questo? Non spaventarti, credo che si tratti di un video che ha per tema i tuoi sentimenti amorosi. E la ragione per la quale sei arrivato qui è che hai deciso di inseguire una videogirl. Cosa? Una videogirl? E tu come fai a saperlo? Lo so perché è stata proprio lei a raccontarmelo. Davvero? Questo significa che Ai è viva! Sì, è così. Però... È incredibile. Un umano che entra nel videomondo. Davvero interessante. Devo presumere che anche questo sia dovuto a quella strana cosa chiamata amore. Che intende fare? Vediamo fino a che punto può arrivare questo amore. È buffo. Avevo come un presentimento. E così sono arrivato a casa tua proprio nel momento in cui sei stato risucchiato dal televisore. Ora capisco. Così siamo stati praticamente inghiottiti insieme. Come siamo? C'era qualcun altro con te? Sì, Moemi. Eh? Ma non sono più riuscito a trovarla, purtroppo. Che cosa? È assurdo! Vuoi forse dire che hai lasciato quella povera ragazza da sola? Che avrei dovuto fare? Ero molto più preoccupato per te, te lo garantisco. Ma vuoi scherzare? Insomma, sei o non sei il ragazzo di Moemi? Chi altro dovrebbe proteggerla se non lo fai tu, brutto deficiente? Eh? Tu, per esempio, Iota. Da questo momento in poi sarai tu che dovrai proteggere Moemi. Dopotutto, è sempre stato il tuo desiderio, no? È vero! Ma ormai tu e lei, come potrei farlo, scusa? Cosa ha di speciale una videogirl? Come? Allora vuol dire che mi spiegherò meglio. Sei innamorato di Ai? Cos'ha di speciale? Beh, innanzitutto, lei è... Beh, insomma, è... Non lo so. Su, non fare il bambino. Dunque, ad esempio, lei mi prepara da mangiare e... Quando sono depresso, sta sempre ad ascoltarmi. Se è solo per questo, anche Moemi potrebbe farlo. Certo, però vedi... E per di più, lei sarà accanto a te per tutta la vita. Takashi, che cosa vuoi dire esattamente? Rispondi! Una videogirl è un sogno di una notte, destinato a svanire all'alba. Allora, cosa hai deciso? Chi vuoi andare a cercare, Moemi o una videogirl? Finché i tuoi sentimenti saranno così indecisi, non potrai incontrare né l'una né l'altra. Takashi! Ma dove sei? Takashi! Ma dove sono?
Ma dove sono? Moteucci! Moemi! Finalmente! Sono così felice di averti trovato. Ti ho cercato dappertutto, ero disperata. Oh? Sai, quando sono rimasta da sola, ho sentito improvvisamente il disperato desiderio di incontrarti. E così ho continuato a cercarti. Anch'io, Moemi, mi mancavi. Veramente? Chi vuoi andare a cercare, Moemi o una videogirl? Finché i tuoi sentimenti saranno così indecisi, non potrai incontrare né l'una né l'altra. Se ho incontrato Moemi, significa che i miei sentimenti sono rivolti a lei. Ma se è così, allora hai. Per quale motivo sarei venuto qui? Moteucci! Eh? Dai, riportami subito a casa. Dopotutto, questo è un mondo che hai creato tu, no? Quindi basta che tu lo voglia e possiamo tornare. Sì, certo, ma c'è ancora qualcosa che devo fare qui io. È la verità, è che mi sono innamorata di te, Moteucci. Ma che stai dicendo? È proprio così. Io ti amo, capisci? È pazzesco! Non ricordi che sei la ragazza di Takashi? Sicuro. Però adesso mi piaci tu perché sei qui con me. Non mentire, anche per te è lo stesso. È molto semplice. Quando Ai ti è vicina, ti piace lei. Mentre quando ti sono vicina io... A me fa piacere che tu provi questi sentimenti nei miei confronti, però non trovi che sia un modo di pensare sbagliato? Credi che l'amore sia qualcosa di così sicuro? Ti sbagli, non è così. Sono le circostanze a modificarlo. È inutile pretendere certezze dall'amore. E allora... Invece di tormentarsi tanto, non credi che sia meglio divertirsi? Su, vieni qui. No, Moemi! Sta lontana! Sta lontana! Non ti avvicinare, eh? Vieni! No, non ti avvicinare! Non ti avvicinare! Sta lontana! Ma che cosa sta succedendo qui? Chi è? Chi fa questo? Chi è? Eccomi, adesso vengo a salvarti. No! Maledizione, ehi! Yota! Ehi! E questa da dove spunta fuori? Chi sei? Che cosa vuoi da me? Io sono il creatore di Ai Amano. Allora sei tu! Sei tu che hai fatto tutto questo, Ai!
Già, e sei stato tu a prenderti gioco di me con i fantasmi di Takashi e Moemi. Hai compreso adesso la fragilità e l'inaffidabilità di quella cosa chiamata amore? Sta zitto, maledetto! Io proteggerò Ai a tutti i costi! Ai! Sto arrivando! Ah! 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 Questo dolore è atroce, è insopportabile. Pazzo, non hai ancora capito che questa scalinata è la materializzazione dei tuoi sentimenti? Cosa? È fragile, doloroso, perennemente instabile. Questo è il tuo amore. Ho capito. Questo dolore è il dolore dell'amore, ma andrò avanti. Credi che ne valga veramente la pena? Pensaci bene prima di proseguire. Quei gradini potrebbero sparire tra un istante e nulla ti assicura che ti porteranno da Ayamano. Tu sei davvero certo che i sentimenti che provi per quella ragazza non siano invece soltanto una mera illusione? Yota! Aiutami! Guarda come sei ridotto. Guarda il tuo aspetto lacero e miserabile. È questo quello che si ottiene lasciandosi dominare da quella cosa chiamata amore? Sparirà all'istante e potrai tornare nel tuo mondo. Lasciati andare. No! No, non lo farò! Perché il mio amore è amore vero! È amore vero! Ce l'ho fatta, sono arrivato. Yota! Ti prego, rispondimi! È incomprensibile. Vuole donare il proprio amore ad una videogirl già destinata a sparire. Cosa posso farci se mi sono innamorato di lei? No! Sta attento, scappa! No! No! Sparirò, ma non importa, non rimpiango nulla.
anche se per un solo piccolo attimo, io ho potuto credere nell'amore. Crederci, credere nell'amore. Al mondo non c'è nulla di sicuro, di certo. Ma io, anche se solo per ora, soltanto per questo istante, io ti amo! Io ti amo! Oh, Iota! Ah, sei con me e adesso può anche sparire tutto! Lo pensai, anche se solamente per un istante pensai che tutto poteva anche sparire, lasciando solo me e Ai. Ma poi, dato che fu soltanto per un istante, il mondo tornò com'era prima.